Alexa, play Roma Roma Spotify. Produco il brano Roma, giusto? Sì. Il senso di ogni cosa. No, Roma 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 Antonello Venditti. Alexa, volume 10. È arrivato il momento più atteso dell'anno. Il derby della capitale. È online. Alexa, pausa. Alexa, pausa. Grazie. È arrivato il momento più catartico dell'anno, il derby della capitale. Che cos'è il derby della capitale? Il derby della capitale è una delle partite più importanti che ci sono nel panorama calcistico italiano. Allora, in questo momento volevo fare l'intro prima. Il problema è che sono arrivato tardi a casa e sono già le 18.08, infatti stanno già al quinto minuto. Tra l'altro Roma ha già preso un palo. Ah, pure la Lazio ha preso il palo? Ha preso tutti i pali, hanno preso, bene. Allora, oddio! Che ha fatto? È pazzo Paolo Lopez! Durante l'intro no! Questo secondo canale, spiegato in breve, che cosa sarà? Il mio secondo canale. Il mio pronostico per il match è, secondo me, vedo meglio la Lazio della tutta. Opterei per un pareggio 2-2 o 1-1. Non credo che si facciano troppo male. E in realtà venirà 7-1. Io direi di buttarci subito nel match e vi lascio alla mia reaction. Ricordate di lasciare un like e un commento, perché questo secondo canale è importante, perché qui voglio cazzeggiare un sacco. Voglio fare tutti i video che non voglio mettere sul primo canale, per una questione di spazio, di tempo e di tutto quanto. Scrivetemi se volete altre reaction. Aspetto ovviamente la partita della Roma. Io vorrei riuscire a seguirla in Europa League anche, ma vediamo cosa succede. Vi lascio la partita e alla mia bestemmie volanti. Vi metto un po' di audio della TV, almeno dovreste più o meno sentirla. Guardalo! Calcio di rigore! È un ottimo inizio! Rigore è dubbio! Il rigore è netto! Il rigore è netto, ha sbagliato Sport! Chi era? Oddio, Alexander! 11 metri importantissimi. Basso a sinistra o sbaglia? Basso a sinistra o sbaglia? Basso a sinistra o sbaglia? Sì! Sempre lui che purga gli ex, che purga i cugini. Quando segna Kolarov è una coturia nei derby che è pazzesca. Calcio di rigore, direi non c'è neanche la necessità del VAR. Bello, mi piace. Alexander, combattente dell'est. Piattone, imparabile. Sotto la nord, 1-0 per la magica. Occhio ragazzi, mo questi si incazzano in una maniera devastante. L'importante è non farli arrivare in area. Fuori gioco. Pezzo di merda. Raga, vi ho cambiato l'audio e ho spento la luce perché sennò non potevo accendere le casse. Spazio. Ma vedi che fanno degli errori veramente banali. Banali, è un passaggio. Un passaggio. Guarda. Dai rigore, no? Dai rigore. Campione mondiale di tuffi questo coglione. Che è stato convocato in nazionale. A me Paolo Lopez piace, eh. Cioè, mi sembra un bel portiere. Un... Che cazzo vuole Immobile? Oddio, che buco! Che buco totale! Ragazzi! I pulcini però giocano così male! Che buco! Ma guarda! Che buco enorme! No, raga, è incredibile, non sanno pari passaggi. Un altro palo. Tre pali hanno piato. Tre pali in 24 minuti hanno piato. Tre pali. Questo vuol dire che sono arrivati tre volte davanti la porta. Davanti! Passa la Dzeko subito. Cross in mezzo, gol a caso. Autogol randomico. Sporco. Ah, bestemmiato. Ah, raga, stiamo già a perdere tempo. 25esimo del primo tempo, si perde tempo. 40 secondi per un calcio d'angolo. Sì, ma batti da bene. Oddio, faccio di testa. Guarda Cristo, eh. Tira. Palo. Cazzo. Chi è adesso prima? Chi è che sta? Zaniolo. Zaniolo prima punta. Ecco le mie occhiali. Sky HD. Con grande precisione. Vai Nico. Tacci tua. Si è rotto. Chi è? Correa. Gli ha dato il giallo. Rosso, ma che vuole? Oddio, la va a vedere al VAR e lo caccia. Va al VAR e lo caccia. Ma vai a cacare. Ma che stai a di? Ma è un contrasto, non è neanche giallo. Ma come fai a dire che è rosso? Vuol dire che sei proprio un disadattato. Porco due, riarsate. Gli ha detto stai muto, vai. Pezzi di merda. Mi sta salendo la rabbia. Cazzo. Cazzo. Non lo fate tirare. Non lo fate tirare. Lo fanno tirare, oh. Lo fanno tirare. Guarda Fazio. Non possiamo difendere però dentro l'area piccola, ragazzi. Alla contrattacco la squadra di Fonseca, nessuno. Di là! Di là! 5 contro 4. Onore centrale per Clivert che può inventare. Ma che fa? Tira un porto. Controllo di Dzeko. Bravo Edin. Bravo Edin. Per fortuna che c'è stai tu, Edin. Di là.
Apri. Apri! Non apre. Raga, ve giuro, pare che stanno a giocare con i paraocchi. Non guardano. E noi facciamo queste azioni dormienti. E poi all'improvviso, buh, accelerazione palo. Se non ci rubano il pallone o se non sbagliamo il passaggio. Comunque, ragazzi, io capisco Fonseca che voglia giocare il pallone per far alzare la squadra avversaria. Ma se la squadra avversaria non si alza e ti pressano in quattro, spazzare la palla. Bravo, 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 bravo. Tutti su, contropiede. Tutti su. Vai dritto! Ripassagliela! Mi sembra esagerato. Calcio d'angolo completamente regalato. Lo chiede anche! L'ha chiesto anche! Questo significa una cosa sulla SS Sozzi. Sozzi, proprio non te lavi, non se lava. Milinkovic. Questo non è da giallo. Zaniolo che viene distrutto è giallo. Questo no. Due di recupero. 45esimo scocca ora. Tracoscia sistema la sua barriera formata da quattro uomini, credo. Oddio, Alexander lì potrebbe tirare, sai. Dai 25 metri. Alexander sotto al 7. Mettila. Mettila, ti giuro, mi spoglio nudo. Mi stavo già. Bene, finisce qui il primo tempo. Fine primo tempo, considerazioni. Direi una Roma un po' più lenta rispetto alla Lazio. La Lazio che ci ha provato di più, anche con i tre pali. La Roma ne ha presi due. Diciamo che l'ultimo quarto d'ora è stato un po' blando. Quindi in realtà un bel match, equilibrato. Io opto sempre per il pareggio, sinceramente, perché la Lazio comunque sta giocando bene. Nel senso, sta giocando più o meno uguali. La Lazio ci ha provato un po' di più perché sta comunque svantaggio. Però rimango sempre sull'1-1 o 2-2, sinceramente. Stupitemi, per favore. Riparte il secondo tempo, iniziato ora 1-0 per la Roma. Gol di Kolarov su calcio di rigore. Tre pali per la Lazio, due della Roma presi da Zaniolo. C'è un uomo a terra, la Roma non gliene frega un cazzo. Ripartiamo, mi piace questo gol rubato. Zaniolo, tira palo. Zaniolo! Conclusione di poco, alta sopra la traversa. Meglio, uno di meno. Il problema di ogni derby della Roma è che se la Lazio spigna, la Roma si chiude. È un problema perché non siamo buoni. Passala! 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 Ma passala! Stoppa! Perché? 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 Bravo Nico. Vai Nico. Corri Nico di là. Nico, mi sembra esagerato. Nicolo Zaniolo. Zaniolo. Ma che cazzo fa? Usa sto destro. Una bella corsa, un bel giocatore Zaniolo. De esterno, di sinistro. Ma vai di destro. Vai, bravo, 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 bravo. Di là. Klivert c'ha però un ritardo. Allora dovete sapere una cosa: se questo risultato si mantiene fino all'87esimo, dall'87esimo al 91esimo ci daranno almeno 4 espulsioni. Il derby di Roma funziona in questo modo: violenza ma rispetto. Palla persa sulla tre quarti. Immobile attaccato, Immobile si gira, tocca all'indietro. Su cosa? Su una palla persa a centrocampo. A centrocampo siete riusciti a perdere il pallone. Ma come fai a perdere palla a centrocampo? Sei bloccata pure, raga. Guarda dove è passata. E poi trova veramente uno spazio. Un pertugio minimo. Zaniolo attaccato da palla. Ma che fai, Maradona, in mezzo al campo? Stai 1-1, imbecille. Cioè, a me piacerebbe che facessero un tiro in porta nel secondo tempo. Guarda, è incredibile. Minchia, che stop ha fatto. Non ci credo. Non è possibile. Pau Lopez, mostruoso. Passala, te prego. È proprio lento, ragazzi. Klivert è lento a passare il pallone. È proprio lento. È lento. Ma non può non essere fallo quello. Sì, famo tirare tanto. Solo Immobile, che vuoi che faccia? Io non capisco come fai a essere uscito dal DNA di tuo padre. O com'è possibile che sei nato così? Questa leggerezza. Ma la vai passare! Zaniolo ogni tanto impazzisce, pensa di essere veramente Totti. Sei forte, ma non sei Totti. 20 tiri hanno fatto questi, noi 8. Qua serve una svangata di quelle epiche. Intervento palesemente falloso, gioco pericoloso ai danni di Klivert. Zaniolo non ce la fa, levalo, non ce la fa. Santon. Comunque la FIFA si riserva di prendere un gol. Sta arrivando anche Parolo, Correa e genere di rigore, ne ha due, palla al limite, Parolo traversa e sono 4 i legni per la Lazio. Lazio quando accelera ha una qualità incredibile. No, siamo noi che ci avevamo i buchi, siamo una croviera, Luca. Quattro pali hanno piato questi. Quattro pali di Avarà. Oddio, è il nuovo Yangambiwa. Fidate, Diawara la Yangambiwa è il sogno che tutti vogliamo che si realizzi. Ma Diawara non era in area. A 4 minuti, se siamo furbi, la teniamo sempre noi. Ma mai manco tira in porta, guarda. Ma perché Santon gioca a pallone? Perché gioca a pallone? È già ammonito l'idiota. Gioca a pallone, oh. Giochi a pallone.
Guarda che incredibile, ha perso un altro pallone lì. Fuori, fuori, fuori. No, fuori. Cazzo, testa di merda, è fuori. Se hanno preso un altro gol così, non gli voleva col vario, mi incazzo, ti giuro, chiudo il canale, il primo. Fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco, e fuori gioco è fuori. E è pure fuori. Testa di cazzo, stavano prendendo un altro gol nello stesso modo. Nello stesso modo, manca un minuto, nello stesso modo vai a riprendere gol. Nello stesso modo del primo, guardalo lì. Te prego, l'ultima, è l'ultima. Pastore, ma che fanno? Non capisco queste skill randomiche. 1-1, stai 1-1. Io mi ammazzo, ti giuro mi ammazzo. Stanno continuando a perdere palloni da 15 minuti. Anzi da mezz'ora. È mezz'ora che perdono palla. Manca un minuto e un quarto, in cui è 15. Ed è un problema. Mezz'ora che hanno perso il pallone, non hanno fatto nient'altro. Tutti fermi, oh. Mezz'ora a perdere palla sei stato. E adesso tutti in difesa per l'ultimo minuto per proteggere un pareggio che hai rubato. Gli ha fatto fallo, bravo, fagli fare l'ultimo cross. Ma guarda che è incredibile, guarda che è incredibile, è incredibile. Tanto è l'ultima azione, ce l'hanno loro. Te pare che gli lasci il fallo a 40 secondi? Oh. Non ce la faccio. Vanno di mezzo a cercare Acerbi, che non trova il pallone. Arriva sul secondo palo immobile, viene chiuso. Vediamo se c'è tempo, sì, per battere il calcio d'angolo. C'è tempo per battere il calcio d'angolo. Nessuno che guarda. Cerca il dreaming. Fischia. Grazie Dio, santo cielo, stai zitto, mi incazzo ancora di più, zitto, mi pare normale, ma vi pare normale? Manca un minuto, perdi palla, sei a vice, perdi palla, stai in attacco, perdi palla, stai in difesa, perdi palla, ma come giochi? Vabbè, si è realizzato il mio pronostico, ho indovinato, incredibile, sono molto arrabbiato perché abbiamo giocato veramente male, ma veramente male, allora, secondo me, a parer mio, almeno inizio stagione, la Lazio è più forte della Roma. Mi sembrano sinceramente più preparati della official AS Roma. 91 euro di maglietta, vedemme questo. Il problema principale della Roma, secondo me, io non faccio l'allenatore, sono il tifoso che non capisce un cazzo di calcio. Però, secondo me, il problema della Roma è che so lenti, so proprio lenti nel pensiero, nel passaggio, nella precisione, nel tiro, nel contropiede, in tutto. Cioè, stavi 1-1, ti hanno appena fatto l'1-1. Sono passati 5 minuti e tu invece di andare lì col sangue che ti esce dagli occhi, perdi tempo, stai perdendo tempo, al 65esimo t'hanno appena pareggiato su una palla che hai perso tu, sei rincoglionito, 4 pali, un gol annullato, questo 1-1 è veramente la manna dal cielo. Veramente la chi è che rompi i coglioni? È la manna dal cielo. Quest'altro che esulta e dice zitto, ma orco tu non sai manco come ti chiami. Hanno fatto gol su rigore, ma hanno vinto. Vorrei dare anche delle pagelle. Paolo Lopez ha giocato, secondo me, ha fatto quello che doveva fare. E sui pali e sulle altre cose non poteva fare molto. È stato graziato dal Dio divino che ci guarda dal cielo e ha spostato quel pallone con lo sguardo. Però io un 6,5 a Paolo Lopez io do. Kolarov secondo me ha giocato bene, anche se ha fatto l'errore. Però secondo me ha giocato bene, uno dei migliori, come diceva il buon Luca Marcheggiani. Gli vorrei dare tipo 7,5, però 7,5 è veramente troppo. Però gli do 7,5 per il gol, gli do il punto del gol. Fazio e Mancini. Fazio... Diciamo che secondo me Fazio e Mancini vanno giudicati insieme, perché come si muove uno si muove l'altro. Però a me Mancini veramente piace molto. Il problema è che ci sono dei buchi, ragazzi, che sono immensi. Io a Mazio e Fancini darei un 5 di coppia. Florenzi l'ho visto un po' nervoso, ti do un 6 politico. Pellegrini mi è piaciuto, 6,5. Gli do un 5,5 anche a Cristante. Under mi è piaciuto, gli do 6. Zaniolo a me mi piace, raga, però se fissa troppo sulle cose, se fissa veramente tanto sul fare delle cose complicatissime. Devi giocare semplice, ti arriva la palla, stop, passaggio. Ti arriva la palla, stop, passaggio. Non è che fai come cazzo te pare e fai i dribbling, porco due, davanti all'area di rigore, mortacci tua. Però il 6 glielo do, a parte il giallo, a parte che ha rischiato un attimo, 6,5 io posso da 6, scusate, io posso da Kluivert. Faccio fatica a credere che sia uscito dallo sperma di quell'uomo lì. Io do 5. Diego mi è piaciuto e gli do 6,5 anche a lui. Ragazzi, comunque, io spero che il video vi sia piaciuto. Questo è il primo video del secondo canale, come ho detto, per cazzeggiare, perché voglio tornare a cazzeggiare. Il primo canale non me lo permette, quindi voglio aprirne un altro, che se lo guarda una persona o se lo guardano in 7 milioni, non me ne frega un cazzo. Fate come cazzo vi pare. Io vi rimando al prossimo appuntamento, che sul primo canale sarà mercoledì, un nuovo video. Questo secondo canale, se riesco, arriverà un altro video giovedì. E alla prossima, forza Roma sempre, ragazzi. Sempre Roma, sempre forza Roma, anche se ci fa arrabbiare tantissimo, anche se ci fa passare attraverso dei fuochi di rabbia, sempre forza Roma. Alexa, play Grazie Roma, Antonello Venditti, Spotify. No, qua live. Vi saluto.
Forza Roma sempre, mi raccomando, sostenetela sempre, amatela sempre, perché ci sarà sempre la Roma per voi. Voi dovete esserci sempre per la Roma, anche se vi fa incazzare, anche vostra madre vi fa incazzare, ma io volete sempre bene, perché è vostra madre, la Roma è vostra madre. Bella raga. Forza Roma. Alexa, pausa. Fatta il cazzo.